Folorunso ha tolto dal suo profilo Instagram le foto col Napoli. Questa cosa, diciamo, ci fa capire una realtà: i calciatori, quando vogliono andare via, ricorrono a qualsiasi mezzo. Buon pomeriggio ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Dario Detto il Darion e oggi, nella vigilia di Napoli-Modena, non si farà la conferenza stampa, visto che le famose 100 conferenze sono troppe all'anno. Come possiamo ben vedere, le buone vecchie abitudini non si perdono mai. Visto che non si farà la conferenza stampa, andiamo un po' a fare un recap di mercato, perché comunque ci sono state delle novità nelle ultime ore barra giorni, e poi nel finale del video vedremo un po' la probabile formazione di Napoli-Modena. Allora, cominciamo dal recap del calciomercato. Ho preparato qui una grafica dove abbiamo un po' la situazione generale di tutti i calciatori della rosa. Ho tolto da questo discorso Mario Rui, che è fuori rosa, e Gaetano, che dovrebbe andare, diciamo, in direzione Cagliari o Parma. Piccola premessa ragazzi: a livello di liste, con questo schema siamo a 17 over 22 su 17. Ho fatto il calcolo tenendo in considerazione Gilmour come nuovo giocatore, quindi con questi giocatori siamo 17 over 22, quindi per farne entrare uno nuovo ne deve uscire un altro. Allora, cominciamo, partiamo dalla porta. Ragazzi, allora, Meret pare che sia in discussione. Sappiamo anche che il famoso rinnovo che si sta trattando da mesi sta ancora, diciamo, in acque abbastanza turbolente. Quindi se non si riesce a rinnovare il contratto si proverà a venderlo, perché altrimenti lo perdi a zero. Il nome, diciamo, che in queste ultime ore si sta facendo come sostituto di Meret è Juan Musso, il portiere dell'Atalanta. E vi dico la verità ragazzi, sinceramente a me non sembra un upgrade così clamoroso Musso, vi dico la verità. Parliamo comunque di un calciatore che nell'ultimo anno ha anche perso la titolarità all'Atalanta. Io, se devo cambiare la porta, sinceramente vado su altro. Ecco, Musso non mi sembra questo grande miglioramento rispetto a Meret. Magari ditemi la vostra nei commenti, fatemi sapere se per voi Musso è un miglioramento rispetto a Meret. Per quanto riguarda il resto, Caprile dovrebbe essere confermato. Contini, c'era questa voce del Cesena, però a quanto pare, diciamo, questa voce si sta un po' spegnendo. Per quanto riguarda invece la difesa, diciamo che la situazione è questa. L'unico, diciamo, dubbio tra virgolette è Nathan. Si parla di questo prestito all'Empoli, si parla del prestito al Verona. Diciamo che non è chiaro se Conte vuole puntarci oppure no. Probabilmente saranno anche facendo il pensiero, no? Ti fai tutto il precampionato, assimili i concetti e poi vai a giocare in prestito. Diciamo che un prestito per Nathan significherebbe comunque che il Napoli ci intravede qualcosa in questo calciatore, perché se tu non ci credi lo dai via, lo vendi, come hai venduto Caiusto, ok? Un prestito vorrebbe significare appunto che Napoli ci crede in Nathan, e per, diciamo, testare, per vedere se può fare a caso del Napoli, lo mandi in prestito, ed è un ragionamento logico. L'uscita di Nathan potrebbe anche diciamo, confermare il fatto che Juan Jesus non ha mercato, perché ragazzi, Juan Jesus, ora si sta parlando di tante voci, si stava parlando del Monza, del Genoa, però ragazzi, cioè, Juan Jesus purtroppo è un calciatore che è invendibile fino a quando non lo perderei a zero, cioè a fine di quest'anno. Quindi molto probabilmente ci faremo quest'anno, e arrivederci e grazie. Se esce Nathan, che è l'unico, diciamo, della difesa che potrebbe uscire, ovviamente deve entrare qualcuno, e molto probabilmente entrerà un braccetto sinistro, perché oggi a livello di braccetti noi abbiamo soltanto Nathan, e poi c'è l'esperimento Olivera, esperimento che Conte sta testando in questi ultimi giorni. Bisogna vedere se soddisferà Conte, se questo esperimento funzionerà. Altrimenti, ragazzi, devi andare a prendere un braccetto sinistro di ruolo. Volendo, ci sarebbe Rafa Marin, che potrebbe fare il braccetto sinistro, perché all'Alaves lui giocava difensore centrale sinistro, pur essendo un destro. Quindi potrebbe magari usare Rafa Marin a sinistra nel mentre si prende un difensore, perché, ripeto, se tu prendi Nathan, numericamente serve. Situazione centrocampo. Allora, a sinistra a oggi la coppia è Spinazzola-Zerbin, perché Mario Rui è fuori rosa. Io penso che lì, ecco, forse qualcosa va fatto, perché Spinazzola è un giocatore di livello
importante, però c'ha il problema infortuni. Qui per forza di cose servirebbe un under. Io faccio sempre lo stesso nome, ragazzi. Io faccio sempre il nome di Dedic, perché secondo me è quello che ti risolve più problemi. A destra invece la situazione a oggi vede Di Lorenzo esterno a tutta fascia, perché ragazzi, con tutto il bene, fare Di Lorenzo braccetto con Mazzocchi a destra non è cosa, almeno che tu non vai a comprare un esterno. Ecco, qua dobbiamo vedere il mercato. Finora di nomi di esterni a tutta fascia non se ne stanno facendo, quindi teoricamente dovrebbe essere Di Lorenzo il tutta fascia, con riserva Mazzocchi riserva, ci può stare. Arriviamo alla zona del campo su cui il Napoli, diciamo, sta impostando la priorità in questo momento, ovvero il centrocampo. Allora, Lobotka e Missa è la coppia titolare, è una coppia che a detta di Conte è perfetta, però è anche una coppia che a livello di gol non ti porta niente, ragazzi, perché Anghissà e Lobotka, se arriviamo a 5 gol in totale, è tanto, ok? Sappiamo che Gilmour è in dirittura di arrivo, si parla di un accordo già trovato tra il Napoli e il calciatore, un quinquennale da 1,8 milioni. Sappiamo che il Napoli ha offerto 10 milioni, il Brighton pare che ne chieda 20, comunque si sta trattando per arrivare all'accordo sul cartellino, e Gilmour entrerebbe al posto di Kajust. Ora, capitolo Folorunso. Folorunso ha tolto dal suo profilo Instagram le foto col Napoli, un po' quello che fece Osimhen l'anno scorso. Questa cosa, diciamo, ci fa capire una realtà: i calciatori, quando vogliono andare via, ricorrono a qualsiasi mezzo per appunto andarsene. Guardiamo per esempio anche Cop Manners, quando per esempio si dice i contratti vanno rispettati, hai il contratto lungo, non vuol dire niente, perché se il calciatore vuole andare via, vuole andare via. E Folorunso, ragazzi, è uno che 10 giorni fa ha rinnovato il contratto, quindi pur rinnovando il contratto se ne vogliono andare. Quindi ragazzi, nel mondo del calcio i contratti purtroppo non hanno la valenza effettiva che dovrebbero avere. Ora la domanda è: perché se ne vuole andare? Perché ormai penso che sia palese che se ne vuole andare. Probabilmente a me la cosa più logica che mi viene da pensare è che Conte lo ha valutato e lo ha bocciato, e probabilmente la bocciatura è arrivata dopo il rinnovo di contratto. È l'unico caso che io mi riesco a spiegare, sinceramente. Tra i vari club che lo vogliono ci sarebbe, c'era l'Atalanta, che però dopo l'infortunio di Scamacca ha rinunciato a Folorunso. Ci sarebbe la Lazio. Ragazzi, la pista Lazio secondo me è molto logica, perché Folorunso innanzitutto è un pupillo di Baroni, che l'ha avuto al Verona, e poi è un vivaio Lazio. Ecco, Folorunso per la Lazio è fondamentale nelle liste, quindi io la pista Lazio la considero la più calda. Al suo posto chi entra? Brescianini. Penso che sia abbastanza logica la cosa, anche se io sinceramente Brescianini messo nei due di mediana secondo me è un pochino adattato. Io ce lo vedrei bene come mezzala, in un 3-5-2 oppure nei due dietro la punta, però vabbè, questo poi lo deciderà Conte. Brescianini in, Folorunso out, diciamo che non cambia tantissimo. Ecco, sono due calciatori comunque che qualche gol nelle gambe ce l'hanno, sono due calciatori comunque box to box. Folorunso leggermente più difensivo di Brescianini, secondo me poteva starci meglio, secondo me, nella mediana 2. Poi ragazzi, secondo me Brescianini non è quel calciatore che fa stare in pensiero Anghissà. Mi spiego. Anghissà, secondo me, è un calciatore talmente convinto di essere il più forte in mezzo al campo che dice: mi mantengo, tanto io so di essere il più forte, non c'è nessuno che mi può scalzare, quindi giocherò sempre. Brescianini non mi sembra quel calciatore che può aumentare la competitività nei confronti di Anghissà. Questo è il mio parere. Poi se Brescianini arriva e toglie il posto ad Anghissà, benissimo. Capitolo tre quarti, Kvara, Raspadori, Politano, Ngong. Allora, qua il discorso si lega a David Neres. Pare che il Napoli voglia effettivamente prendere David Neres. Si parla di un Benfica che accetterebbe un'offerta da 25 milioni e si parlano anche di cifre, diciamo, di ingaggio per David Neres. Si parla di un quinquennale tra i 2 e i 3 milioni, non è specificata la cifra, però tra i 2 e i 3 milioni. Ora, qua, solito discorso, deve uscire uno per forza, e tra i quattro che abbiamo al momento secondo me quello più papabile è Ngong, e subito dietro Raspadori, perché Kvara, intoccabile. Politano, ragazzi, io non credo proprio che partirà, e quindi i due indiziati sono Ngong e Raspadori. Ora
Gong, ragazzi, l'unico, secondo me, l'unica formula che puoi usare per farlo uscire il prestito, perché Gong rispetto a Nathan è stato preso a gennaio e tu dopo pochi mesi è difficile darlo via. Quindi io penso che Gong, se andrà via, andrà via col prestito. Quindi fuori Gong, dentro David Neres, e sarebbe abbastanza logico perché sono due mancini. Raspadori invece è un ambidestro, capito? Può giocare con entrambi i piedi, quindi può giocare sia al posto di Kvara che insieme a Kvara in certe situazioni. Ultimamente lo stiamo vedendo anche in punta, però ripeto, per me Raspadori punta è soltanto un modo per tappare il buco adesso, ma non credo che Conte userà Raspadori in quella posizione. Quindi sulla tre quarti dovrebbe uscire Ngonge nella logica delle cose ed entrare David Neres. E se fai questo movimento, secondo me lì davanti aumenti il livello. Neres è un giocatore di qualità, è un giocatore che ti dà anche lo spunto lì davanti, è un giocatore che sa dribblare, che ti può creare degli scenari importanti con la sua fantasia. Quindi è un giocatore che alzerebbe il livello sulla tre quarti. E poi, ragazzi, arriviamo al capitolo centravanti, dove lì è proprio un cantiere aperto per tutti, cioè siamo al 9 agosto e nessuno dei tre centravanti che abbiamo ha la certezza di restare al Napoli. E secondo me questa situazione non è proprio il massimo. Osimhen, sappiamo benissimo la situazione, l'abbiamo detto più volte. Simeone si parla di questo trasferimento al Genoa, perché? Perché l'Atalanta ha preso Retegui e il Genoa, per sostituire Retegui, starebbe pensando a Simeone. E poi c'è chi dire che si parla del Cagliari, si parla del Parma, si parla del Tolosa, sempre diciamo quei tre club. Quindi tu a oggi hai il centravanti che è Raspadori, per forza di cose, perché Osimhen non lo puoi usare. Perché ragazzi, se Osimhen è quell'unico giocatore che ti può far incassare bei soldi e che è al centro di una trattativa delicata, non lo faranno giocare, per forza di cose. Simeone attualmente è anche infortunato, se non sbaglio. Ho letto che ha avuto degli acciacchi. E poi che dire, ragazzi, cioè, che dire, per me non è un giocatore su cui il Napoli può puntare. Ecco, quindi tu a oggi ti ritrovi praticamente a una giornata dall'esordio con Raspadori centravanti, che è assolutamente agli antipodi del centravanti ideale che vorrebbe Conte. Diciamo che il ruolo del centravanti oggi è il ruolo dove siamo messi peggio attualmente. Quindi, ragazzi, questa è la situazione a oggi 9 agosto. Ci sono tante cose ancora da fare, però nelle ultime ore stiamo vedendo dei movimenti, ecco, quindi può essere che da questo momento in poi il processo si velocizzerà. Poi dobbiamo capire lì davanti che succede, perché tanto, ragazzi, se così, cioè, il sostituto lo sappiamo chi è Lukaku, quindi non è tanto il problema di chi arriva. Il problema è capire quando arriva e se arriva, perché a questo punto, ragazzi, non possiamo neanche escludere una permanenza. È tutto ancora indecifrabile. Ora, io stavo leggendo stamattina che il Napoli starebbe pensando di prendere Lukaku insieme a Osimhen, cioè vorrebbe anticipare l'arrivo di Lukaku. Io sinceramente trovo questa cosa impossibile, a meno che il Napoli non abbia la certezza matematica di vendere Osimhen. Per me, vedere un attacco composto da Osimhen e Lukaku, per me è utopia. Ecco, quindi se il Napoli anticipa Lukaku e lo prende, allora vuol dire che Osimhen è venduto. Altrimenti, secondo me, non succederà mai. Ecco, questo è il mio parere. Detto questo, parliamo velocemente della probabile formazione di Napoli-Modena. Allora, in porta io non credo che giocherà Meret, ma non perché è, diciamo, in fase di cessione o perché non ci vogliono puntare, ma io penso che Caprile quest'anno sarà il portiere della Coppa Italia. Il dubbio Caprile me lo tengo. Per il resto, secondo me, la formazione sarà la stessa delle ultime amichevoli. Quindi Buongiorno Braccetto, Rachmani al centro, Di Lorenzo braccetto destro, Spinazzola, Lobotka, chissà Mazzocchi, perché Mazzocchi comunque pare che abbia completamente recuperato dall'infortunio. Davanti Kvara e Politano e Raspadori punta. Simeone è acciaccato, quindi non credo che verrà usato domani. L'unica modifica che secondo me si potrebbe fare è che nei tre di difesa metti Rafa Marin, braccetto sinistro, e quindi va tutto a scalare verso destra. Quindi Buongiorno centrale, Rachmani braccetto destro, con Di Lorenzo esterno a tutta fascia. È l'opzione che io sinceramente userei di più, perché
perché è quella con meno giocatori adattati. Scrivetemi nei commenti, ragazzi, la vostra probabile formazione. Ditemi secondo voi se sarà questa o pensate che ci sia qualche altro cambiamento. Detto questo, il video finisce qui. Lasciate un bel like, ragazzi, se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale che è totalmente gratis e attivate anche la campanella. Detto questo, noi ci vediamo domani con il post partita di Napoli-Modena. Almeno adesso vediamo un po' di partite, ecco, così magari lasciamo un po' da parte la situazione di calciomercato. E quindi niente, ragazzi, forza Napoli sempre, vi auguro un buon proseguimento di giornata e noi ci vediamo domani sera.